Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni di mia volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, 5 marzo 1903. Trovandomi nel mio solito stato, mi sono trovata insieme col benedetto Gesù che portava un fascio di croci, di spine in braccia, tutto stanco ed affannato. Ed io, vedendolo in quello stato, ho detto: Signore, a che pro affannarvi tanto con questo fascio in braccia? E lui, figlia mia, queste sono le croci del disinganno che tengo sempre pronte per disingannare le creature. Ora, mentre ciò diceva, ci siamo trovati in mezzo alle genti. E il benedetto Gesù, non appena vedeva che uno si attaccava alle creature, prendeva da quel fascio la croce della persecuzione e gliela dava. E quello, vedendosi perseguitato, ma il veduto restava disingannato e comprendeva che cosa erano le creature e che solo Dio merita di essere amato. Se qualche altro si attaccava alle ricchezze, Gesù prendeva da quel fascio la croce della povertà e gliela dava, e quello, vedendosi sfumate le ricchezze, ammiserito,
Comprendeva che tutto è fumo qua giù e che le vere ricchezze sono quelle eterne. E quindi a tutto ciò che è eterno attaccava il suo cuore. Se un altro si legava alla propria stima, al sapere, il benedetto Gesù con tutta dolcezza prendeva la croce delle calunnie e delle confusioni e gliele dava. E quello confuso, calunniato, come una maschera si toglieva e comprendeva il suo nulla, il suo essere e tutto il suo interno ordinava in ordine solo a Dio, non più a se stesso. E così poi di tutte le altre croci. Dopo ciò il mio adorabile Gesù mi ha detto: hai visto la causa perché tengo questo fascio di croci in braccia? L'amore verso le creature mi costringe a tenerlo, stando in continua attitudine per loro, essendo la croce il primario disinganno ed il primo che giudica l'operato delle creature, in modo che se la creatura si arrende, la croce le farà scansare il giudizio di Dio, tenendomi soddisfatto quando uno in vita si sottopone al giudizio della croce. Se poi non si arrende, si troverà nell'ambiente del secondo disinganno della morte e sarà giudicato con più strettissimo rigore da Dio, molto più per essere scappato dal giudizio della croce, che è tutto giudizio d'amore. Dopo ciò è scomparso ed io comprendevo pure che è vero che Gesù ama la croce, ma molte volte l'uomo stesso incita, stuzzica Gesù a dargli la croce, perché se stesso è ordinato a Dio, a se stesso ed alle creature, non vedendo in lui nessun disordine, il Signore se ne sarebbe soddisfatto e darebbe pace. Capitolo 181, 6 marzo 1903. Dopo aver molto ostentato, il benedetto Gesù si faceva vedere da dentro il mio interno dicendomi: vogliamo andare a vedere se le creature mi vogliono? Ed io: sicuro che vi vorranno, essendo voi l'essere più amabile. Chi avrà a dire di non volervi? E lui: andiamo, poi vedrai quello che faranno. Ci siamo andati e quando siamo giunti ad un punto dove ci stava molta gente, è uscita la sua testa da dentro il mio interno e ha detto quelle parole che disse Pilato quando lo mostrò al popolo: Ecce homo. E comprendevo che quelle parole significavano se volevano che il Signore regnasse per loro ed avesse il dominio nei loro cuori, nelle loro menti ed opere. E quelli risposero: toglietelo, non lo vogliamo, anzi crocifiggetelo a ciò che sia distrutto ogni sua memoria. Oh, quante volte si ripetono queste scene, onde il Signore ha detto a tutti: Ecce homo. Nel dire ciò è successo un mormorio, una confusione. Chi diceva: non lo voglio per mio re, voglio la ricchezza. Un altro il piacere, un altro l'onore, chi la dignità, chi tante altre cose. Io con ribrezza ascoltavo queste voci. Il Signore mi ha detto: hai inteso come nessuno mi vuole? Eppure questo è niente. Volgiamoci al centro religioso e vediamo se mi vogliono. Onde mi sono trovato in mezzo a sacerdoti, vescovi, religiose, devote. E Gesù con voce sonora ha ripetuto: Ecce homo. E quelli dicevano: lo vogliamo, ma vogliamo anche il nostro comodo. Altri: lo vogliamo, ma unito all'interesse. Rispondevano altri: lo vogliamo, ma unito alla stima, all'onore. Che se ne fa un religioso senza stima? Replicavano altri: lo vogliamo, ma unito a qualche soddisfazione di creatura. Come si può vivere solo e senza che nessuno ci soddisfaccia? E certuni giungevano a volere almeno la soddisfazione nel sacramento della confessione. Ma solo, solo, quasi nessuno lo voleva, non mancando pure che qualcuno non si curasse affatto di Gesù Cristo. Onde tutto afflitto mi ha detto: figlia mia, ritiriamoci. Hai visto come nessuno mi vuole, o al più mi vogliono unito con qualche cosa che a loro piace? Io non mi contento di questo, perché il vero regnare è quando si regna solo. Mentre ciò diceva, mi sono trovata in me stessa. Mentre leggevo questo secondo capitoletto ho pensato che forse è stato un grande errore leggere anche il secondo, perché dubito che ci sarà il tempo di meditarli adeguatamente entrambi. Nel caso
faremo un repetita Juvant, nel senso che rileggeremo nella meditazione seguente il secondo e lo mediteremo a parte, perché questi due capitoletti non è che sono importanti, sarebbero da meditare per qualche mese uno alla volta. Il primo non so neanche, cioè bisogna veramente stamparlo nel nostro cervello, nel nostro cuore, nella nostra mente, e comprendere bene l'operato di Dio. Nella lettera agli ebrei si leggono queste parole: è per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, e qual è un figlio che non è corretto dal padre? Se non foste corretti dal Signore, testuali parole, perché poi la traduzione italiana l'edulcora un po', ma c'è scritto così in greco, c'è il termine forte, voi siete bastardi, non figli. Proprio così. Bastardo non è una volgarità, è un termine un pochino forte, crudo, ecco, per designare insomma una certa realtà, no? Non casualmente, insomma, è usato in quel contesto, proprio per far stridere il fatto che se Dio non ti facesse soffrire, te tratterebbe come se non fossi figlio suo. E questa è una cosa che dentro la nostra testa non ce ne stiamo continuamente. Gli uomini stanno continuamente a lamentarsi di tutto e di tutti, continuamente. E questa visione davvero soprannaturale, cioè del riconoscere la bontà, non solo che il Signore ci manda le croci secondo e quelle adatte a correggere i vizi che abbiamo, perché chi è attaccato alle creature manda la croce della persecuzione, manda il disinganno, manda le delusioni, manda il fatto che ti fa vedere che nella creatura non ci sta quello che tu vuoi, che ti rispondono disadeguatamente, queste cose qui. Non ti manda la croce della povertà. La croce della povertà la manda a chi è attaccata alle ricchezze. La croce della malattia la manda a chi è attaccata ai piaceri della vita, alla lussuria, per esempio. Adesso, questi sono tutti quanti esempi, no? Cioè, quando arriva una croce, croce sono tutte quante quelle sofferenze che non dipendono dalla nostra volontà. Tutte, nessuna esclusa. Cioè, se io faccio un digiuno, se voglio sapere se è volontà di Dio, devo fare prima discernimento, vedere se questa è un'ispirazione che viene dall'alto, che mi dà la pace, vedere perché e per chi lo faccio, ed eventualmente parlarne con un buon confessore, un direttore spirituale, e dire: guardi padre, è successo questo, posso fare? Ma questa è una croce che uno si dà da solo, una piccola sofferenza che uno si dà da solo, ma tutte le altre, tutte quelle che vengono dalla vita, sono tutte, nessuna esclusa, anche quelle che vengono, anzi, su cui la maggioranza di quelle che ha detto Gesù sono dipendenti dalla cattiveria delle creature, perché la persecuzione dipende dalla cattiveria delle creature, la calunnia dipende dalla cattiveria delle creature. Ma non ci si stancherà mai sufficientemente di ripetere, e questo soltanto Dio è capace di farlo, cioè Dio non vorrebbe il peccato di chi perseguita il prossimo, ma per il perseguitato quella persecuzione è volontà di Dio. È esattamente tutto quello che è accaduto durante la passione di Gesù, esattamente, cioè Dio non voleva assolutamente che fossero fatti tutti gli orribili peccati mortali, gravissimi, i più gravi sicuramente tutta la storia dell'umanità, perché ricaduti sul soggetto divino del suo figlio. È chiaro che non voleva nulla in sé di tutto quello, ma in relazione a ciò che doveva espiare il figlio per la nostra salvezza, li voleva tutti per lui, uno per uno. Ricordiamo le scene dell'ora della passione, la prima cosa che dice il padre: io ti voglio morto e morto crocifisso. Allora, se non c'è questa sapienza, ma lascia perdere anche la vita nella divina volontà, non c'è niente nella vita cristiana, non c'è niente, niente, niente e niente. Zero. Cioè la vita cristiana proprio è insussistente, non c'è. Se manca questa sapienza della croce, adesso poi vedremo che cosa dice ulteriormente, insomma, Gesù su questo punto, no?
Ieri il Papa ha detto queste testuali parole, leggevo stamattina: molti battezzati vivono come se Dio non esistesse, cioè compiono qualche rito, qualche gesto religioso, ma zero assoluto, d'accordo? Come i nazaretani c'erano di fronte il figlio di Dio, c'erano i loro schemi mentali. Il Vangelo di ieri ha commentato chiaramente il Papa, che dice: e questo chi è? E questo è il figlio del falegname. Ma come il figlio del falegname? Che cosa è dire il figlio del falegname? È avere una visione semplicemente umana, no? Umana. E anche avere, faceva notare il Papa, uno schema mentale. Cioè, ma ti pare che Dio si manifesta in questo attraverso un falegname? Perché i nazaretani conoscevano il falegname e non sapevano altro di Gesù. Cioè, io devo credere in questo Dio. Questo mangia, beve, dorme, e questo sarebbe Dio? È certo che questo sarebbe Dio. È certo che questo sarebbe Dio. Tutte le cose che impariamo nella vita, nella divina volontà, cioè lo stacco continuo che c'è tra la volontà umana, cioè ragionare da uomini, che è ragionare poi da Satana, ci ricorda Gesù nel Vangelo, ragionare divinamente, è questo, è questo. Cioè, Dio ti viene davanti attraverso un falegname. Problemi? Sia, chi siamo noi per dettare legge al nostro Signore? Niente, no? Non siamo nessuno. Allora, le croci che il Signore ci manda sono tutte quante mirate, sono tutte quante pensate, fin nei minimi dettagli, fino a una minima risposta sgarbata che ci arriva. Tutto. Tutto. E attenzione, attenzione a quello che dice la seconda parte. La croce è il primo disinganno e c'è un fine. Qual è il fine? Il fine è uno solo, che è quello che poi dice nell'altro, che prosegue nell'altro capitoletto. È che noi dobbiamo stare uniti e attaccarci solo a Dio. E questo non lo fa quasi nessuno. Nemmeno, dice nel paragrafetto seguente, chissà, forse riusciamo a fare una sintesi di tutti e due, nemmeno i sacerdoti, nemmeno i religiosi, nemmeno le persone che avrebbero dovuto capirlo meglio degli altri. E questo purtroppo spesso si vede, non vuole essere certamente un giudizio di nessuno, è una constatazione di alcune situazioni su cui tutti dobbiamo lavorare e ognuno deve pensare alle proprie, non stare a guardare quelle degli altri. Che cosa vuol dire quell'espressione biblica, no? Sottoporsi al giudizio della croce. Questo significa. Sottoporsi al giudizio della croce vuol dire che se mi arriva una persecuzione, io devo immediatamente pensare: io sono attaccato alla considerazione che le altre persone hanno di me. Sicuro. 100%, se non la persecuzione non te la manderebbe nostro Signore. Delusioni da parte delle persone a cui vuoi bene, tu sei attaccato disordinatamente e cerchi la vita nell'affetto delle creature, senza nessun problema, immediatamente lo devi pensare. Arrivano i bug e cominci a perdere un sacco di soldi, tu sei avaro, sei attaccato alle ricchezze, punto. Malattie, sei attaccato ai piaceri. È il primo pensiero che deve venirci in me subito, cioè subito. Perché Dio lo sa quello. Se ti sottoponi a questo giudizio, resti subito disingannato. La croce raggiunge il suo effetto, che è un effetto benefico. Non è che il nostro Signore Dio si diverte a farci soffrire. Lui non ce le risparmierebbe tutte quante, ma non ce le può risparmiare tutte quante. Perché altrimenti non guariamo da queste cose. Io ricordo, ho detto altre volte, quanto rimasi colpito una volta quando lessi un passo del libro delle Lamentazioni, dovrebbe essere il capitolo 4 o il 3, e quando a un certo punto le Lamentazioni sono scritte dal profeta Geremia, dice: Dio mi ha provato, mi ha messo con la bocca nella polvere, mi ha fatto tabula rasa, mi ha distrutto tutto, eccetera eccetera, però alla fine conclude dicendo: vabbè, abbi fiducia, perché il Signore che ti ha prostrato ti rialzerà. E dice un'espressione: perché contro il suo volere, contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli dell'uomo.
È una cosa fondamentale. Noi sappiamo nella vita, cioè la vita di Adamo non era mica vita di afflizione. Non era vita di afflizione. Dio non gode che noi soffriamo. Dio darebbe l'Eden a tutti gli uomini, l'Eden senza croci, d'accordo? Se potesse, tra virgolette, farlo, ma non lo può fare perché cioè noi ci attossicheremo tutti quanti lì all'inferno. Non lo può fare. Non lo può fare perché siamo malati tutti quanti. E anche chi entra nel regno della divina volontà, che è il paradiso terrestre, lo conoscerà anche in questo mondo. Ma la croce sarà sempre compagna fedele, perché non è, cioè, o per sé o per gli altri, qui in questo mondo è impossibile farne a meno. Allora, cosa fa la creatura? Che fa? Ti arrendi o continua a fare, sta sempre a lamentarti? È sempre a non riconoscere. È sempre a vedere tutte le altre cose in modo umano. Gesù dice, se la creatura si arrende, la croce le farà scansare il giudizio di Dio. Bene, ti ho già giudicato, questo è il giudizio della croce. Ti ho detto, tu sei attaccato a queste cose, adesso soffri perché così ti staccherai. Tu accetti la sofferenza, ti stacchi e ti presenti davanti a Dio distaccato. E vuol dire che te ne vai in paradiso senza passare al purgatorio. Questo significa. La croce le farà scansare il giudizio di Dio, tenendomi soddisfatto quando uno in vita si sottopone al giudizio della croce. Questo è il giudizio della croce. Cioè la croce ti dice chi sei. Tu lo devi accettare quel giudizio, lo devi riconoscere. E devi riconoscere in quella croce la medicina. Te la prendi, te la bevi con calma e con tranquillità. Ne ringrazi anche il Signore che ti fa un regalo così grande che ti aiuta attraverso quelle cose. E vedrai come la tua vita cambia. Se non si arrende, io di persone si sono arrese, la punta sinceramente adesso sto provando a fare un pensiero, di persone si sono arrese alla croce, se uno, dice, dico, se, uno se dovessi pensare a chi non si è arreso, c'ho una fiumana davanti agli occhi, ma se mi devo pensare a chi si è arreso, mi ci devo mettere a pensare, quindi non vorrei adesso neanche, non vorrei dire se sulla punta delle dita magari trovo manco quelle, d'accordo? Quindi molto, cioè quasi nessuno fa questa cosa qui. Quasi nessuno. E se non si arrende, arriva il secondo disinganno. Qual è il secondo disinganno? Ah, perché noi qui siamo sempre a dire, io questo lo dico per esperienza, tante volte a parlare, a cercare di farle capire le cose con amore o con pazienza, o come uno può alle persone, guarda che è così, così, e non ti ascoltano, d'accordo? Allora a un certo punto dice, lascia perdere, tanto. Quando mori, le vedi davanti, perché quando noi moriamo, lì c'è il disinganno secondo, dice Gesù. Perché Dio ti fa rivedere la tua vita con gli occhi suoi. Nessuno si potrà più difendere, nessuno potrà dire ma no, non è vero, ah, ma no, ma non mi capisci, ah, ma questo, ma quell'altro, destra, sinistra. Però attenzione, vederlo lì significa che poi ha voglia a purgatorio, ha voglia a purgatorio, ha voglia, ha voglia, perché non si entra con queste affezioni in paradiso. Tu non entri in paradiso, sei anche attaccato a uno spillo. Non ci entri, in paradiso entra soltanto chi ha il cuore fuso con quello di Dio e chi ama Dio solo, perché in paradiso si fa soltanto questo e come spiega Gesù, tutte le altre cose in relazione, in ordine a Lui. Luisa conclude dicendo, dopo c'è scomparso, ed io comprendevo che è vero che Gesù ama la croce. Ma l'uomo lo stuzzica, lo incita, cioè l'uomo se le cerca, le invoca, le chiama, capito? Le chiama, dice, Gesù gliene dà per forza, perché altrimenti va in rovina. E che cosa dice? Se stesse ordinato in ordine, attenzione alla sequenza, a Dio, a se stesso e alle creature. Cosa significa? Che cosa dicono i primi due comandamenti? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, non al 90%, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Attenzione, amerai il prossimo tuo, attenzione, come te stesso. Noi non dobbiamo stupirci, se uno legge San Tommaso d'Aquino, adesso sicuramente qualcuno farà un sobbalzo, si dice che l'amore a noi stessi viene prima dell'amore del prossimo. Ah, orrore, egoismo, ma no! È l'amore santo e ordinato a noi stessi. Cioè, se uno riflette al comandamento, ama il prossimo come te stesso, che significa? Significa che se non ami te stesso, non amerai il prossimo. Chi ha degli atteggiamenti distruttivi nei confronti del prossimo,
è perché ce li ha nei confronti di se stesso. E chi non ama se stesso è perché non ama Dio e non riconosce l'amore di Dio per lui e non si percepisce come realtà amata da Dio. Queste sono cose molto profonde. Anche qui il 99,9% per i presumi degli esseri umani sta in questa situazione. Ha voglia poi a dire, ma sì, io non faccio male a nessuna delle cretinate che le persone si dicono per autoilludersi, ecco che io sono tutto sommato, che problema c'è, ma che male faccio, ma che sarà mai, insomma, no? Ecco, e uno rimane sempre a fare quella vita buia, grigia, mediocre, triste, ecco. Allora, se ci fosse quest'ordine, che cosa farebbe Gesù? Non vedendo in lui nessun disordine, il Signore se ne starebbe soddisfatto e darebbe pace. Non le fa più le croci? Ecco, mettete a vivere santamente, dicendo, non arrivano più, non arrivano, non servono più, non servono più. Al massimo, se il Signore, se tu sei così pieno di carità, d'accordo, ti prenderai qualche croce per la conversione degli altri, ma a te non ti servono più, non ti servono più. Non ti servono. Luisa era vittima, quindi quanto ha sofferto, ma era vittima per gli altri, d'accordo. Perché da un certo punto in poi si capisce dagli scritti, quando è entrata nel regno della divina volontà, è finito il discorso, eh? Cioè non ci sono, cioè quella passava le giornate intere, dalla mattina, cioè 20h24, Gesù si era reclusa a fare atti, giri, e tu hai cuore della passione, che c'ha da purificare? Quale affetto disordinato c'ha? Stava sempre da sola, che cosa deve purificare? Niente, però era vittima. Quindi ce n'aveva di avanzo per tenersi sulle spalle le sorti di parte dell'umanità, come ha avuto con tantissimi santi. Questa non è una cosa che ha fatto soltanto Luisa. Certamente farlo nella divina volontà è avere un peso, se possibile, ancora maggiore, no? Attenzione che torno ancora indietro. No, mi sa che l'altro paragrafetto lo facciamo domani, perché sarebbe... No, sarebbe un impoverimento. Dice, se poi non si arrende, si troverà nell'ambiente del secondo disinganno della morte. Il drammatico disinganno, perché la morte è il disinganno assoluto. La morte è il disinganno assoluto. È un momento drammatico per molti, perché per molti il disinganno è molto pesante. Perché se tu muori in stato di peccato mortale senza esserti pentito, come Santa Madre insegna, nemmeno in punto di morte... Ah, vedi che bel disinganno poi che arriva, eh? Perché l'inferno esiste ed è pieno di gente, non è vuoto, eh? L'inferno esiste ed è pieno di gente. È l'attestazione radicale di quanto Dio rispetti la libertà della creatura. Ma per molti, per quelli che abbiamo parlato prima, i devoti atei, cioè quelli che fanno preghiere, devozione, ma su questa roba qui, senso della croce, ma senso della croce già stiamo ad alti livelli, zero. Senso sapienziale della croce, zero. Quindi che cosa farà una persona che per una vita, e io ne conosco tante, il Signore in tutti i modi possibili, cioè l'ha fatta, soffrire, l'ha fatta, cercare di capire le cose, e arriva al momento della morte. Cioè, perché tutte le sofferenze, cioè tutte le sofferenze per le croci che hanno preso, non servono a niente, sono tutte sterili, sono. Non hanno prodotto nessun frutto. Quindi si sono prese tutte quelle della vita e poi si prendono quelle peggio del purgatorio. Io quando penso a queste cose mi viene un dolore, proprio un senso di... Perché dico, ma si può essere così privi di intelletto? Non diciamo stupidi, perché privi di intelletto. E giocare con robe di questo genere è un dramma, no? È un dramma. Che cosa dice però Gesù? Continua. Si troverà nell'ambiente del secondo disegno della morte e sarà giudicato, attenzione, con più strettissimo rigore da Dio. Non sarà giudicato teneramente o misericordiosamente, no. Perché? Molto più perché è scappato dal giudizio della croce, che è tutto giudizio di amore la croce. Ma come la sofferenza? Certo che noi dovremmo stare inginocchiati a ringraziare il Signore per le croci e per le sofferenze che ci ha mandato. Se, rientrando una volta buona in noi stessi, e assicuro che ci vuole una grandissima dose di sana e santa umiltà, tu dici, bene, tutto questo che è successo,
Io non è che me lo so meritato. Di più! Di più! Anche se non ne avevo colpa, perché va bene, se mi sono ritrovato con questi difetti, con queste disordinate affezioni, che io mica me lo sono andato a cercare, ho capito, però ce l'avevi. E come fa nostro signore a scrostartene solo con queste medicine? Quindi nella vita di una persona, ecco, ci deve essere quel benedetto momento in cui uno si ferma e dice: benedetto sei tu, Signore, mandamene ancora, se non bastano, mandane ancora, mi sono stufato, non gliela faccio più, mandane ancora. E anziché avere il braccio di ferro, sta sempre a sperare che le croci finiscono e che alla fine io ottenga quello che voglio, cioè che gli altri mi stimano, che gli altri mi vogliono bene, che arrivano i soldi, che mi posso godere tutti i piaceri della vita senza problemi, perché questo è quello che tutti quanti sognano nel segreto, io finalmente dico basta, basta. A mio avviso le parole di Gesù vanno prese molto sul serio, eh? O ti arrendi. Cioè, che significa arrendi? Vuol dire che qui sta un braccio di ferro, sta una lotta questa. Tra Dio che con tanto amore e per amore ti manda le croci, e tu che non le riconosci come tali, e anche quando le riconosci non pensi che sia amore, qualcuno bestemmia e dice: ah, Dio non mi ama perché ha mandato questa croce, mi ha abbandonato. Cioè, perché è proprio esattamente l'esatto contrario della motivazione reale per cui la croce è arrivata. Il contrario. Cioè, noi siamo cristiani, siamo seguaci di Cristo. Cioè, dove se vedono, cioè, una roba di questo genere. Ma i primi cristiani, cioè, ce l'avevano chiarissime ste croci, ste cose. Quelli andavano al martirio cantando, andavano. Siamo noi che qui tra credenti non praticanti, praticanti non credenti e devoti atei, vabbè, e miscredenti e indifferenti, qua oggi non sentite più niente da nessuna parte. Ma non è possibile. Cioè, chi ascolta queste meditazioni, chi desidera entrare nel regno della divina volontà, questo se faccio un bel quadretto, non ci si entra se non si risolvono questi snodi. Cioè, in due parole, la vita nella divina volontà è sintetizzata. Gesù a un certo punto dice a Luisa: tu devi fare come se al mondo esistessimo solo tu ed io. Non vuol dire la vita da alienati, d'accordo, da folli, pazzi, fanatici. È un fatto del cuore, capito? Cioè, io sto in relazione costante e perpetua con te, e lo vedremo domani nel proseguo della meditazione, me basti solo tu. Lì il discorso che fa Gesù: ti basto solo io? Perché lì c'erano i religiosi, mo facciamo un'introduzione, e poi c'erano i secolari. Qualcuno dice: no, io le voglio, però voglio anche altro. Eh no, caro mio. Eh no. Solo la vita nella divina volontà è questa. Quindi se uno non entra per queste cose, se uno non si lascia purificare il cuore dalla sapienza e dalla potenza della croce, se lo scorda proprio di entrare in questo regno. Non ci sta, perché in questo regno ci sta chi vive come se al mondo non ci fosse nessun altro che Lui e Gesù. Tutte le decisioni, tutti i pensieri, tutte le scelte sono state prese davanti a Lui, tutto, nessuno escluso. E si è pronti a togliere qualunque cosa. Io ho già detto tante volte: provare a fare questo esercizio, tanto per dare frutto alla meditazione. Metti davanti a Gesù, pensa tutte quante le cose che ti piacciono e che hai, e tu di: da oggi questa cosa toglimela, se è tua volontà, qualunque cosa sia. Vedi se sei capace. Se non sei capace, qui c'è ancora bisogno di molte medicine, cioè di molte croci. O Santa Vergine Divina Maria, la consacrazione che si fa secondo l'insegnamento del Monforte si chiama Totus Tuus, tutto tuo.
Ecco, noi dobbiamo entrare nell'ottica del tutto tuo e solo tuo. E sappiamo che la consacrazione totus tuus ci fa tutti tuoi e solo tuoi per essere tutti di Gesù e solo di Gesù. Ecco perché questa è così tanto propedeutica alla vita nella divina volontà. E tu che sei, dice sempre San Luigi, la dolce mitigatrice delle croci, perché queste cose sono necessarie, ma ecco, tu sei colei che più di ogni altro ci prende per mano e ci conduce a questa sapienza che ci dice: guarda figlio mio, io figurati con l'amore che ti voglio in quanto madre, se non te la toglierei questa cosa, molto più se fosse possibile di quanto te la toglierebbe l'Altissimo, no? Perché nell'Altissimo sono anche ragioni di giustizia a volte, e tu sei tutto amore, però non si può, perché quello è per il tuo bene, e tu non la toglieresti mai a un figlio se, come è, vedessi che essa è davvero per il suo bene. Ma ci dà una grandissima grazia e una grandissima forza nel riconoscerle come terapeutiche per noi e nel farcele accogliere. Ecco perché la potenza e la sapienza della croce e il suo giudizio di amore possano farci completamente nuovi. E non solo farci scansare il secondo disinganno e il giudizio di Dio, ecco, ma anche consentirci di essere lanciati nella vita, nella divina volontà, dove si vive fin da qui la pienezza della gioia, liberi da tutti quanti i nostri lacci, legami, passioni, idoli, attaccamenti che ci fanno vivere una vita infernale già qui da questa terra, ecco, che è tra l'altro un pallido preludio di quella che attende chi antepone altro all'amore di Dio solo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.